Pronto? Buonasera. Buonasera, la saluto anche l'assessore Sanicandro. Salve. Senta, volevo segnalare un piccolo grande problema. Sì. Il quartiere Picone, via Collodi, dall'incrocio di Viale Salandra, scendendo sul lato sinistro, per circa 20 metri non esiste un marciapiede da sempre. Le macchine occupano tutta la sede stradale, per cui i pedoni sono costretti a passare per la strada. E sul lato sinistro, sempre per mancanza del marciapiede, c'è un accumulo di rifiuti ed erbacce che crescono incolte. Dopo Via. comincia un regolare marciapiede. Perché per quel tratto, per circa 20 metri, ripeto, dall'incrocio con Viale Salandra, non Mi esiste un perdoni, mi perdoni. marciapiede? Mi dia conferma se ho capito bene. Via Collodi all'incrocio con Viale Salandra, Da giusto? Viale Salandra scendendo, perché è una strada a senso unico. Imboccando via Collodi da Viale Salandra, sul lato sinistro per circa 20 metri non esiste marciapiede, c'è soltanto asfalto. Poi subito dopo questi 20 metri comincia un regolare marciapiede. I pedoni, i bambini di una vicina scuola sono costretti a camminare per strada. Oltretutto, non essendoci un marciapiede, le macchine parcheggiano selvaggiamente con accumuli di immondizie ed erbacce che crescono incolte lungo il selciato di questa strada. È incredibile, ma è da vedere perché manca questo marciapiede per circa 20 metri. Non è mai esistito. Ha fatto bene a sottolinearci, magari veremo anche noi con le nostre telecamere a testimoniare quello che accade, poi vediamo se Ovviamente io riusciamo a posso realizzare girare qualcosa. queste sollecitazioni agli uffici strade, il mio collega De Caro che si occupa di queste cose, o l'assessore La Carra che si occupa dei lavori pubblici, in modo che possano essere segnalate, insomma, poi solleciteremo che si faccia qualcosa, se ovviamente si può fare qualcosa. Intanto, visto che si era detto che questo sarebbe stato l'anno dei marciapiedi, ci sono 4 milioni di euro, fa sorridere un po', però insomma, l'aveva detto il consigliere delegato al traffico Antonio De Caro, questo sarà l'anno dei marciapiedi, probabilmente siamo ancora in tempo per poter effettuare un intervento di questo tipo. Non so se siamo in chiusura, perché vedo tutta l'illuminazione al completo, non lo so, vabbè, 0850 1 9998 per intervenire in diretta. Assessore, un breve cenno su San Giorgio e Torri a Mare. Il lungomare, come sempre, è diventato una discarica a cielo aperto, però di quello che delle risultanze che la mare in burrasca ha trasportato sulla sede stradale, tra l'altro bloccando completamente il traffico veicolare dei residenti. Ne parliamo tra pochissimo. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Chiamo dal quartiere Libertà. Buonasera, buonasera. Dunque, è una storia un po' vecchia questa, che non si risolve. Sì. In via Trevisani, con angolo Dante Nicolai, Sì. c'è un negozio gestito da nigeriani. Sì, lo so, signore, me ne ha parlato tante Inizialmente volte. era un parrucchiere Sì. e da circa 2 anni c'è di tutto, veramente. La cosa principale è l'alcol. Queste persone purtroppo hanno creato tanti problemi, ma non si risolve chiamando la questura, la polizia, i carabinieri, ma dopo che vanno via si ripete il tutto. Loro vivono sul marciapiede, bevono, 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 bevono tantissimo e Signora, mi scusi, di quale poi rimettono. esercizio commerciale stiamo parlando? Cioè, esiste un esercizio commerciale o è È un un... negozio, vende birra, vino, patate del loro paese e tante altre cose, però la cosa principale è che vendono alcol. Ma non è questo il problema, è che tutto si svolge sul marciapiede, è una cosa continua. Il venerdì, il sabato e la domenica sono 3 giorni impossibili, iniziano dalle 11 della mattina e sino a notte inoltrata bevono. Ma il problema è serio perché la notte di San Silvestro è successa un'altra cosa grave. Si è messo alla macchina un nigeriano, è andato contro un'altra macchina, non aveva né patente, è stato arrestato, e c'è stata la polizia dalle 2 alle 3:30 di notte. Qui è baldoria sempre, ma vogliamo stare tranquilli per i nostri figli noi. Il Non problema, si signora, può. chiaramente non è che siano nigeriani, ma che siano cittadini Lo senza so, regole, tante diciamo, altre che si persone, comportano in signorina, spregio delle normali norme di ha ragione, convivenza. signorina. Tante altre persone come loro, veramente sono delle brave persone, ne abbiamo tanti qui nel quartiere Libertà, ma questi non riescono a gestire a dovere.
Veramente, noi abbiamo veramente degli indiani che abitano di fronte, ma sono veramente delle brave persone, si sono ormai ambientati benissimo, ma questi proprio strafottenti. Ma la cosa poi che fanno pipì senza guardare chi passa, chi non passa, rimettono e poi non voglio dire altro. Vabbè, perché... diciamo sono persone ineducate che non rispettano le normali norme di convivenza civile. È il chiasso continuo, sino a notte, no... pensi un po', oggi col freddo che fa le finestre sono chiuse, ma la sera, mi deve credere signorina, signor assessore, è impossibile stare con la televisione accesa, perché sono 15-20 persone a volte, tutte con queste bottiglie di birra, bicchieri di vino, e ben altro, io veramente, tanti qui abbiamo cercato di fare qualcosa, ma non abbiamo risolto niente. Va bene, lo segnaliamo alla Questura, alla Polizia Municipale, ci sono metodi sì, anche ci drastici. Ci impegniamo personalmente anche noi. Signora, la ringraziamo per il suo intervento, ma più che altro perché quando si rischia poi che possano accadere episodi che vadano oltre la legalità. Devo precisare che il problema di alcuni locali mal frequentati è un problema che succede anche in pieno centro cittadino, ci sono state anche delle ordinanze, ancorché criticate dal sindaco, per chiudere o sospendere la licenza di alcuni locali intorno ai quali si creava una... Vedere anche se le licenze di questo locale sono in regola, capire anche infatti, un attimino... bisogna vedere la licenza e chiedere al gestore di prendersi cura e carico di un minimo di ordine nella fruibilità degli spazi pubblici, del marciapiede, eccetera, e quindi se questo non dovesse essere rispettato ci sono metodi abbastanza... Anche perché c'è la denuncia per schiamazzi notturni, certo, quindi comunque... ci sono metodi anche più severi, magari si proverà prima con le buone e poi... eventualmente, però è un'attività di pubblica sicurezza, insomma. Ma probabilmente sarà un locale già noto alle forze dell'ordine, visto che c'è stato un episodio proprio recentemente, secondo quanto la signora ci ha testimoniato, sì, infatti si può passare la segnalazione anche alla questura. Stavamo parlando invece di San Giorgio, le mareggiate hanno riportato una serie di detriti sulla strada, bloccando letteralmente i residenti che non hanno altra via di accesso se non quella del lungomare. Si era parlato già nei mesi scorsi dell'ipotesi di poter realizzare delle barriere frangifrutti, così come anche dei marciapiedi, insomma soluzioni tampone prima della riqualificazione, a che punto sono questi progetti? E noi effettivamente voi sapete che la situazione di San Giorgio è molto complicata, noi stiamo immaginando un progetto di rigenerazione, ma quindi parliamo di interventi a lungo termine, ci sono anche alcuni interventi previsti nel breve termine che afferiscono alla strada, marciapiede, la metanizzazione, qualcosa di cui si occupano alcuni altri settori, i miei colleghi, però è necessario definire delle modalità anche comunque abbastanza forti, perché lì ci sono molti edifici costruiti in maniera non legittima e c'è una dispersione tale di fabbricati che diventa molto difficile realizzare strade o infrastrutture, quindi bisognerà procedere con la delocalizzazione di molti di quei fabbricati. Io per la verità ero alla ricerca, ho chiamato, di solito c'è sempre qualcuno del comitato. Utilizziamo il mezzo pubblico, Rossella Mesto, mi affido io questa volta, mezzo pubblico, perché ho chiamato decine di volte la responsabile di questo comitato, ma non riesco a mettermi in contatto. I nomi, quindi è ufficiale, Rossella Mesto cercasi disperatamente. O qualcuno del comitato San Giorgio si mette in contatto con me perché non riesco a comunicare da oltre un mese. È nel vostro interesse, quella è l'occasione migliore dopo appunto le mareggiate di questi giorni. Bene, siamo in chiusura, continuate a scriverci però all'indirizzo di emiliano@telebari.it. Io per intanto ringrazio l'assessore all'urbanistica Elio Sanicandro, gli auguro buon lavoro, chissà che non riusciamo nella prossima settimana a parlare di nuovi investitori del Bari, ce lo auguriamo tutti. Bene. Grazie a voi per averci seguito come sempre, ma la nostra rubrica torna mercoledì prossimo alle 15:30. Arrivederci.